ma quella là dove va? Angelucci, presidente del Perano. Oggi il Perano non stava demeritando, anche se il tempo poi ha fatto finire la partita in modo che non ci voleva. No, oggi abbiamo fatto una buona gara, però purtroppo su un campo che alla fine si è reso impossibile. Era al limite della praticabilità all'inizio, poi col passare dei minuti il diluvio non si poteva giocare. Comunque oggi abbiamo avuto di fronte una delle candidate a vincere il campionato, che è Ripa Teatino. Penso l'abbiamo affrontato a viso aperto, anzi c'era una squadra che poteva fare qualche gol, eravamo noi, perché in due o tre occasioni, proprio occasioni limpide, che la palla si è impantanata oppure uscita fuori di misura. Abbiamo fatto una buona gara, buona impressione alla squadra. Quindi lei non crede che Ripa Teatino sia una squadra da battere? La si può affrontare tranquillamente? Ma il discorso è che il Ripa Teatino ha dimostrato che è una squadra molto molto forte, però noi non è che siamo da meno, almeno per quello che si è visto oggi siamo stati all'altezza, insomma. Secondo lei l'arbitro ha fatto bene a rinviare la partita, il campo era veramente impraticabile? Ma questo al 100%, era proprio pressoché impossibile fare imbastire una qualsiasi azione. Mister Paciocco, la squadra stava reagendo bene, però poi il tempo ha fatto sì che la partita fosse sospesa. Beh, sì, c'è stato un bellissimo primo tempo da ambedue le squadre, anche se noi siamo penalizzati in quanto su questo terreno di gioco non si può giocare assolutamente a calcio. Eravamo costretti sia noi che il Perano a buttare la palla avanti, quindi senza avere un minimo di gioco. Penso che sia giusto la scelta dell'arbitro di rinviare la partita, anche perché c'era un angolo del campo che era impraticabile, non si potevano battere neanche gli angoli. Secondo lei non vengono penalizzate le squadre visto che si devono recuperare il mercoledì sera? Sì, noi siamo doppiamente penalizzati in quanto abbiamo anche un turno di Coppa Italia, quindi non sappiamo assolutamente il giorno in cui, la data in cui ci faranno recuperare la partita, e comunque sicuramente ci sarà qualche assenza, perché con il fatto proprio dei turni, cioè dei giocatori che hanno dei turni di lavoro che non possono assolutamente mancare. Si dice che il Ripa Teatino è una squadra da battere. Noi siamo una buona squadra, penso che l'organico è attrezzata per cercare di fare bene in questo campionato, faremo di tutto per riuscirci, poi nessuna partita è facile e abbiamo visto che anche con le squadre minori abbiamo giocato delle partite amichevoli e ci hanno messo l'anima per darci fastidio. Anche il Perano è un'ottima squadra, io ho visto oggi veramente una squadra quadrata, devo fare i complimenti al mister. E sarà dura, perché quest'anno non ci sono squadre che possono ammazzare il campionato, ci sono più squadre che possono decidere questo campionato. E noi siamo una di queste. Non ci sono squadre neanche in Matarazzo allora? No, assolutamente. Io penso che ormai il calcio è arrivato a un livello dove tutti si allenano, tutti danno l'anima per cercare di ben figurare. E secondo me squadre in Matarazzo non ce le saranno quest'anno.